L'11 ottobre di 80 anni fa, era il 1937, moriva a Roma Alceo d'Ossena, cremonese doc, figlio di Giovanni e Regina Melgari, nato in città il 9 ottobre del 1878. D'Ossena, scultore eccelso, rappresenta senza dubbio una delle figure più enigmatiche e affascinanti del mondo dell'arte italiano. A 80 anni dalla morte, Cremona se n'è dimenticata, una sorta di damnatio memoriae per lo scultore che, in mano a mercanti senza scrupoli, creò autentici capolavori che studiosi di tutto il mondo, direttori di musei e gallerie, attribuivano a Giovanni Pisano, Simone Martini, Donatello, Amadeo, al Verrocchio o a maestri dell'antica Grecia o Etruschi. In realtà erano creati dalle sapienti mani di D'Ossena. A 12 anni fu espulso dall'APC, fucina degli artisti cremonesi, per uno scherzo che combinò gli archeologi dell'epoca, facendo credere che in una fognatura ci fosse una statua romana certificata dagli esperti come tale e invece realizzata dal giovanissimo scultore. Apprendista marmista, si spostò poi a Parma e quindi a Roma, dove finì nelle mani di un trust di antiquari che lo incentivarono a produrre falsi rinascimentali, greci ed etruschi. Produsse una grande quantità di opere che finirono in parecchi musei, tra cui una Diana cacciatrice acquistata come etrusca dal City Art Museum di St. Louis per $56.000 o l'Adorazione dei Pastori, marmo attribuito all'Amadeo fino al St. Louis Museum, o ancora la Madonna con Bambino, conservata al Victoria and Albert Museum di Londra. Nel 1928 l'inganno venne alle cune con un'inchiesta giornalistica del Corriere della Sera e D'Ossena finì a processo. Fu magistralmente difeso da Farinacci, suo legale, e alla fine assolto come vittima dei commercianti d'arte. Nel processo fu messo in rilievo come D'Ossena non fece mai copie di opere conosciute, ma ispirandosi allo stile dei grandi maestri del passato, creò modelli ex novo. Tra l'altro si ebbe modo di scoprire come, grazie a un sapiente mix chimico di permangato, acqua di ruggine e terra di quercia, D'Ossena seppe dare alle sue opere quel perfetto maquillage che le faceva apparire antiche. Nonostante lo scoppio dello scandalo, in diversi musei di tutto il mondo sarebbero esposte come autentiche alcune sue opere. Tra queste, come ricordava spesso il professor Gualazzini, la testa di Maria Luigia a Parma, tuttora attribuita alla scuola del Canova, ma in realtà uscita dalle mani di D'Ossena. Dopo il processo, continuò a lavorare, firmando però le sue opere.